Buongiorno ragazzi, io sono Mr. Hobby e benvenuti in questo mio nuovo video tutorial. Oggi vediamo come è possibile lavare la propria autovettura da soli presso un lavaggio self-service. Guardate, mi trovo presso il lavaggio. Per prima cosa dobbiamo scambiare i soldi in gettoni che dopo vanno inseriti nell'apposita macchinetta che abilita le varie funzioni. Ecco qua ragazzi, andiamo a scambiare i soldi presso il change cash. Ecco qua ragazzi, inserite le monete qua. Oh oh, è caduto l'euro. Per fare un lavaggio completo a una station wagon servono circa 3 euro, 3,50 se avete gli animaletti, quindi dovete togliere i peletti dai sediolini. Guardate, cambiati. Ho cambiato i soldini e adesso vado a lavare la mia macchinetta station wagon. Che bella giornata di sole oggi qui presso la mia città, c'è proprio tanto sole. Ok ragazzi, questa è la macchinetta dove inserirete i gettoni. Più o meno è simile a tutte le parti praticamente, può cambiare di poco ma il concetto è quello. Qui abbiamo i vari erogatori e qui abbiamo schiuma attiva. Quindi inserendo il gettone e premendo schiuma attiva inizieremo il lavaggio della nostra auto prendendo questa pompa, adesso vedremo, e praticamente annaffieremo la macchina piena di schiuma, la quale toglierà, essendo schiuma attiva, tutte le impurità. Dopodiché, dimenticavo ragazzi, se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al mio canale e spuntate sulla campanellina, così resterete sempre aggiornati sui miei video futuri. Adesso posso iniziare a lavarmi la macchina. Seguite con attenzione, lo so che qualcuno di voi non lo sa fare. Adesso la laviamo insieme, la mia Hobby Mobile. Hey guys! Ok ragazzi, ho posizionato bene la GoPro 9, guys. Iniziamo. Vedete bene? Vedete bene? Allora ragazzi, come vi dicevo, iniziamo a lavare la macchina mettendo il primo gettone. Schiacciamo schiuma attiva. Ecco qua. Guardate come nebulizzo di schiuma la mia Spasso Mobile, o meglio la Hobby Mobile di Mr. Hobby. Questo serve a ammorbidire tutta la sporcizia appiccicata sulla carrozzeria, guys. Guardate ragazzi, un po' pure sui tappetini. Dovete riempirla piena di schiuma ragazzi. Dopo, se aspettate un paio di minuti è meglio, anche un minuto. Schizza, la schiuma attiva è terminata, riponiamo al suo posto l'erogatore e adesso possiamo iniziare il lavaggio, quindi togliendo tutta la schiuma sulla macchina con la seconda modalità di lavaggio. Premiamo
e togliamo tutta la schiuma, ragazzi. Adesso verrà via non solo la schiuma, ma anche lo sporco appiccicato in questa settimana, perché io lavo la macchina una volta alla settimana, guys. Guardate, è come se dovete verniciare la vostra auto, è simile. Guardate i miei cerchi in lega vintage, guys. Mi sono mangiato un bottone, o meglio un gettone, è un bottone. Allora devo fare di nuovo risciacquo, o meglio lavaggio. Togliamo la schiuma, fissime, ho un bacetto. Togliamo tutto lo sporco, che dobbiamo sembrare belli puliti. Oh, i tappetini, un po' di tappetini. Stiamo sciacquando la vettura, ragazzi. Ho terminato, però non ancora del tutto. Ok ragazzi, abbiamo fatto la prima modalità schiuma attiva, quindi abbiamo ammorbidito lo sporco sulla vettura, il lavaggio della schiuma e quindi tutte le impurità, la sporcizia eccetera. Adesso consiglio di applicare la cera protettiva sulla carrozzeria, sull'auto, il deteriorarsi della verniciatura. Allora, prendiamo un altro gettone. Cera protettiva si applica con la stessa pompa, con lo stesso nebulizzatore. Iniziamo da sopra. Non fa niente se va sui vetri, perché è delicata come cera, è un prodotto delicato, buono. E la carrozzeria, ragazzi. Come faccio io i cerchi, se sono verniciati. Non sembra, ma sto applicando un leggero strato di cera sulla carrozzeria. Naturalmente è mista l'acqua, quindi andrete ulteriormente a pulire la vostra auto. Guardate quanta nebulizzazione! Io nebulizzo, guys! Adesso, ragazzi, è arrivata la fase finale del lavaggio esterno. Risciacquo finale. Questo qua, ragazzi, dovrei riuscirci a farlo con un solo gettone, speriamo, perché dopo me ne servono due per l'interno, in quanto io ho i miei cani sempre dietro con me e lasciano peli un po' ovunque, e quindi per poter aspirare tutti i peli dentro la macchina ci vogliono almeno due gettoni. Ah, mi dimenticavo, ogni ciclo dura circa un minuto più o meno, dipende dopo dei vari self-service che ci sono in giro. Ecco ragazzi, risciacquo finale. Hey guys, very super guys. Ok ragazzi, qua dovete essere veloci se avete una station wagon. Scattare
se no finisce il gettone. Un po' il tappetino, scattare, guardate come è uscita pulita la mia Hobby Mobile, pulite anche il vetro ragazzi, i cerchioni non dimenticatevi, scattare. Guardate, sto verniciando la macchina con l'acqua. Guardate. Ritorno indietro, rewind. E che sono un videoregistratore, guys. Ok. È finito il ciclo, non quello che avete pensato voi, il ciclo di lavaggio. Hey guys, ok, vediamo, sono avanzati due gettoni, sì, per l'aspirapolvere. Avete visto come ho pulito la mia macchina al self service della mia città? Adesso dobbiamo aspirare tutti i paletti dei miei cagnolini sempre con me e un po' di, diciamo, sporcizie accumulate dentro la macchina da una settimana. Seguitemi guys. Ok ragazzi, questa è l'aspirapolvere gigantesco che è abbastanza potente, ha un'aspirazione impressiva. Inseriamo il gettone, il ciclo dura circa 3-4 minuti se non erro. Ok ragazzi, guardate quanti peli di cane che stanno qui nel portabagaglio, e adesso li toglierò, vi faccio vedere la potenza che è praticamente spettacolare, guardate come aspira. Chi ha dei cagnolini in macchina questa cosa la sa. Getti, però ci sono questi mega aspirapolvere che hanno una potenza di aspirazione notevole. Naturalmente la mazza della GoPro sempre dietro con me. Guardate come aspira i peli dei miei cagnolini. Mi raccomando, se avete animali in macchina, sempre nel trasportino, guys. Ok ragazzi, io procedo. Dopo ragazzi, per rifinitura potete usare questo staccapeli adesivo, o meglio attaccapeli, e rifinite il vostro bagagliaio se portate i cagnolini con voi. Guardate, è uscito pulitissimo. Togliamo un altro strato e rifiniamo il tutto come nuovo ragazzi. Stessa procedura per gli interni, quindi farete con l'aspirapolvere, soprattutto lato guida, perché si accumulano tante pietroline per terra e va tutto pulito ragazzi, perché è tutta polvere che respiriamo. E voglio dire, ok, mettiamo a posto, passiamo all'abitacolo. Stesso discorso avanti ragazzi, fate dietro il sedolino, guardate quante sporcizia che c'è qui, guardate come aspiro tutto ragazzi, succhio tutto. Guys, ma la polvere, perché è così, non fraintendete, io sono un maschiaccio. Guardate come esce tutto pulito. Anche qui nelle intercapelli, sui sediolini, guardate quante sporcizie. C'è la spesa ragazzi. Il
gel disinfettante per mani non devo mai mancare, e anche la mascherina. Ok ragazzi, vi ho fatto vedere come mi sono lavato la mia Hobby Mobile, spero adesso lo sappiate fare anche voi, per chi non lo sapeva fare, perché poteva anche esserci chi ancora non sapeva lavarsi la propria autovettura. Quindi vi invito, se non l'avete fatto ancora, a iscrivervi al mio canale e a spuntare sulla campanellina. Noi tutti ci vediamo al mio prossimo video tutorial semplice semplice. Ciao guys!